Anche Modica continua a dire no alla guerra, lo ha fatto con la raccolta di beni di prima necessità già inviati agli sfollati in Ucraina e lo ha continuato a fare anche ieri sera con una toccante fiaccolata da Piazza Principe di Napoli fino al Parco di San Giuseppe Timpuni. Alle 20:30 tantissimi cittadini sono stretti insieme in segno di pace e solidarietà, presenti, oltre alle autorità e semplici cittadini, numerosi ucraini giunti recentemente in città dopo essere fuggiti dalle loro case sconvolte dal conflitto. Italiani e ucraini insieme, ha affermato il sindaco Abbate, per dire no alle atrocità della guerra con un momento di preghiera e riflessione sotto la stessa bandiera, quella dell'umanità. Il corteo, arrivato a San Giuseppe Timpuni, si è riunito in un momento di preghiera universale e di condivisione. Alcuni protagonisti della triste realtà della guerra, in particolare una donna, da qualche giorno ospite della città della Contea, hanno raccontato direttamente le proprie esperienze di vita in guerra. Ha parlato di tutte le ferite ancora sanguinanti di un popolo martoriato nella maniera più brutale, proprio in quell'Europa che credeva con superbia e orgoglio di non poter più assistere a tale crimine così da vicino. Il sindaco Ignazio Abbate, padre Antonello e tanti altri hanno poi preso la parola, dando voce da diversi ma coinvolgenti punti di vista e sentimenti profondi di speranza e di pace che giacciono inascoltati da chi ha il potere di decidere e implementa le spese militari invece di costruire asili, ospedali, scuole e altro ancora. Poi anche un saluto soltanto telefonico ai partecipanti da parte di Don Antonio Olio, presidente della Pro Civitate Cristiana di Assisi e della Commissione Spirito di Assisi, che ha spiegato l'importanza del segno operato dai partecipanti di accendere una luce per esprimere la vicinanza e la speranza di cui abbiamo bisogno, perché la guerra non giunge all'improvviso, ha detto, ma viene lungamente perpetrata perché esiste un vuoto lasciato da chi non ne prepara la pace. Questa solidarietà in pace oggi provata nei confronti della popolazione ucraina, ha concluso, diventi l'unità di misura per la vicinanza che dobbiamo esprimere verso tutti i popoli della terra. Intanto le nostre merci, ha affermato sempre il primo cittadino Abbate, sono arrivate nella cittadina di Lutsk in Ucraina e sono pronte per essere distribuite alla popolazione.